Prima di mettermi alla guida, un pensiero indignato è fondamentale stamattina, perché non ho parole. Noi paghiamo il canone della RAI per vedere profanate le tombe. Fra ieri, stanotte e stamattina c'è un video cliccatissimo di Alessandro Mussolini che denuncia la vergogna di Agorà, trasmissione pagata dai cittadini italiani proprio per il canone. Col pretesto di fare un servizio sul museo del fascismo che si sta per realizzare a Predappio, il sindaco ha portato una truppa della RAI, senza chiedere nulla alla famiglia, nella cripta di Mussolini per fare il solito spettacolo ribaldo. Cioè, l'Italia intera, o almeno metà, o un pezzo di quella metà, o meno della metà di un pezzo di quella metà va a Como a gridare odio perché quattro estremisti hanno letto un volantino e se ne sono andati senza fare violenza a nessuno in un'associazione. Invece la RAI entra nella tomba di famiglia, fa quello che gli pare e noi dobbiamo stare tutti zitti? Bisogna insorgere. È il centrodestra che deve dire basta a questo clima. Se vai persino alla tomba del Duce, senza pensare che c'è una famiglia che piange i suoi morti, ecco, si è superato ogni limite e la colpa è tutta con un nome e un cognome. Emanuele Fiano che ha istigato odio in questo paese. Mai pensavo che si sarebbe potuto andare a profanare una tomba, con tutte le persone che riposano lì per l'eternità, a partire dal Duce. Perché lo avete fatto? Perché avete oltraggiato quella memoria? Perché dovete fare l'indice d'ascolto? Che dovete fare? A cosa vi serve? Di più? Ma se io stamattina con l'auto, anziché andare in ufficio, me ne vado al Verano, dove c'è la tomba di Togliatti, e mi metto lì a videare immagini con tantissimi martiri del comunismo e li mostro. Vi incazzate o no? Ecco, gridereste alla profanazione. Io spero che ci sia il centrodestra a farlo questa volta, senza farsi più intimidire dalla volgarità della guerra delle parole, e dico coraggio, Alessandra Mussolini.